Buongiorno, benvenuti in Canavese, benvenuti ad Aglie. È per me un piacere, un onore portare a voi il saluto dell'amministrazione comunale Aladiese che qui ho l'onore di rappresentare. Ringrazio Marco Bongi per aver voluto portare per la prima volta un evento così prestigioso e importante, un convegno così importante qui in Canavese e in particolare nel nostro paese ad Aglie. Il 7° convegno sulle retinopatie ereditarie e l'emaculopatia ha sicuramente una notevole importanza scientifica e so che sono presenti relatori prestigiosi non solo dal Piemonte ma anche dalla vicina Liguria e da altre regioni. Quindi li saluto, li ringrazio e auguro a tutti loro un buon lavoro. La retinopatia è una patologia molto importante, è una patologia che purtroppo vede un aumento continuo di nuovi malati, in modo particolare per quanto riguarda la ovvia maculopatia senile, naturalmente per l'aumento della vita media della popolazione. E se da una parte ci sono dei ricercatori, dei medici oculisti, delle istituzioni, e qui ho la presenza del direttore sanitario, dottor Lavalle, dell'ASL, veramente un plauso grande all'ASL per aver creato quel percorso riabilitativo che non è così comune, e una sensibilità importante della nostra direzione dell'ASL nei confronti di chi ha dei problemi di disabilità. Quindi grazie veramente all'ASL per questa sensibilità. Ma se la sensibilità dell'ASL e la sensibilità e il lavoro degli operatori e dei ricercatori che spesso anche a titolo gratuito lavorano per far sì che il futuro di questi malati, lasciatemelo dire, sia meno buio, purtroppo, è cronaca di questi giorni, ho letto su quotidiano di tipo nazionale che un farmaco importante, specialmente per i malati di maculopatia senile, che sul mercato aveva un prezzo, un costo relativamente esiguo di 20 euro e per strane alchimie, strani meccanismi e giochetti di case farmaceutiche improvvisamente schizzato al prezzo di 1.000-1.200 euro. E io dico, questo non va bene. Ma la cosa ancora più grave è che questo è stato così, ha avuto il beneplacito della società dei farmaco, l'AIFA, che è quella che dovrebbe far sì che queste cose non avvenissero. Allora io penso che un paese civile come l'Italia, queste cose non dovrebbero più accadere, ma non dovrebbero neanche accadere in Italia. Quelle dovrebbero essere, purtroppo ancora non lo sono, eliminate quelle barriere, ma non solo barriere architettoniche, barriere anche culturali, barriere di pensiero, barriere ideologiche che ci sono nei confronti di persone che hanno disabilità, non solo disabilità visive naturalmente, di tutte le disabilità. E concludo ricordando che proprio la nostra Carta Costituzionale all'articolo 3 del comma 1 dice che ogni cittadino non devono esserci disuguaglianze sociali tra vari cittadini, e il comma successivo dice che è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli. Quindi io penso veramente che se tutti noi cittadini e istituzioni applicassimo la lettera alla nostra Carta Costituzionale, le diseguaglianze veramente sarebbero minime. Grazie a tutti, buon lavoro, benvenuti ancora da Aglie, grazie. Do la parola adesso al direttore sanitario dell'ASL 4, dottor Lavalle, al quale vorrei semplicemente dargli il benvenuto e dire soltanto che noi in questo ultimo anno in cui abbiamo potuto operare nel centro di riabilitazione visiva abbiamo cercato veramente di dare moltissimo al territorio e alle iniziative. Penso che più che io, perché io chiaramente non sono come l'asino che si loda da solo, diciamo, ma penso che anche solo le persone qui presenti e comunque gli operatori del mondo dell'informazione
sul quale in un anno c'è una valanga di articoli, di servizi televisivi, di iniziative che sono state pubblicizzate dagli organi di informazione, penso che testimonino questo cambiamento di passo che è stato portato avanti nell'ambito del centro di riabilitazione visiva. L'APRI è una realtà profondamente radicata sul territorio canavesano, ha una sua storia, ha una sua operatività in varie sedi sul territorio e quindi auspica veramente che l'ASL ci possa consentire di continuare questo lavoro che ha, secondo molti, dato un grande impulso alla riabilitazione visiva. Grazie dottor Lavalle, lascio a lei la parola. Grazie, se funziona. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e innanzitutto porto i saluti del direttore generale, dottor Boraso, che oggi non poteva essere qui e se no saremmo venuti insieme. Un discorso un po' più generale il mio, stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, l'Asto 4, un'azienda grande, complessa, l'esito della accorpamento di tre precedenti ASL, già comunque di loro abbastanza corpose e numerose, l'ex AS 9, 6 e 7, un territorio decisamente vasto e un impegno sul territorio in termini sanitari notevole. Stiamo vivendo un momento difficile, un momento economico difficile a livello mondiale, nazionale e regionale. Leggete sui giornali, non sto ad aggiungere altro di quello che è la grossa difficoltà economica che la Regione in questo momento sta affrontando. E l'impegno grosso che ha chiesto a ciascuno di noi, a tutte le direzioni generali, di individuare tutte le azioni che possano permettere di rendere più efficiente il sistema. Ci stiamo lavorando, noi siamo arrivati qui da poco, da maggio-giugno siamo qui, e in questi mesi abbiamo già portato avanti una serie di azioni in termini di razionalizzazione, ma senza intaccare in nessun modo alcuna attività sanitaria. Cioè stiamo garantendo tutto come prima, stiamo cercando di puntare all'efficienza di sistema senza ridurre i servizi e vorremmo continuare in questi termini, quindi grande impegno da parte nostra. Con l'APRI noi abbiamo una collaborazione che è cominciata già con la precedente amministrazione, appunto come accennava la signora Bongi, la nostra collaborazione già c'è e la nostra intenzione insomma preservare questo tipo di collaborazione visto gli eccellenti risultati che ha portato e ci stiamo lavorando sopra, quindi nonostante le grosse difficoltà economiche insomma cerchiamo di salvaguardare tutto quello che riusciamo in tutti i modi. Vedo qui oggi interventi importanti, ho avuto il piacere di rivedere anche amici, c'è qui il dottor Fusi che vedo qui davanti, ci conosciamo da tanti anni, da quel di Avigliana, uno dei primi ospedali che ho diretto era quello di Avigliana, ci siamo conosciuti lì, poi nel tempo insomma gli ospedali sono aumentati piano piano. Vedo insomma interventi importanti, di personalità importanti, un convegno che non ha solo una connotazione informativa su alcune patologie, ma dei contenuti tecnico-scientifici importanti, quindi una bella iniziativa, un convegno che ha connotazioni scientifiche importanti. Un accenno solo a quello che diceva il vice sindaco relativamente ai farmaci, sì è vero, in questi giorni avete letto c'è il problema Avastin Lucentis, questi sono i termini tecnici dei farmaci che stanno adoperando e c'è un grosso movimento non soltanto di ASL, noi momentaneamente avevamo preso una decisione che ci stiamo rilasciando, c'è stata l'interruzione da parte a livello nazionale di un certo tipo di intervento e questo è servito un po' come shock per muovere l'attenzione su questo problema che in questo momento è affrontato a livello regionale, ma non solo, ma anche a livello nazionale. Quindi pensiamo che la risoluzione del problema sia prossima e vicina. Da parte nostra, come Asto 4, però comunque garantiamo indipendentemente da un farmaco o l'altro l'intervento a tutti coloro che in termini di appropriatezza, quelli che chiamiamo i codici rossi, quindi assolutamente appropriati, in questa prima fase non lo neghiamo, quindi ci mancherebbe, non è un'azione che noi non facciamo. Mi fermo qui perché c'è una giornata veramente impegnativa, io ringrazio per l'invito, auguro a tutti voi un buon lavoro, una buona giornata e arrivederci alle prossime occasioni. Grazie.
Grazie dottor Lavalle, il dottor Fusi è il presidente anche del nostro comitato scientifico, quindi mi fa piacere che si conoscano da tanti anni. Do infine la parola all'associazione RP Liguria che organizza con noi queste iniziative a scadenza più o meno biennale, quindi ciò significa che fra 2 anni probabilmente questo convegno lo svolgeremo ancora una volta in Liguria. Con l'associazione RP Liguria si stanno creando delle grosse sinergie, stiamo sempre più vedendo che ci troviamo molto bene a lavorare insieme e porteremo sicuramente avanti anche ulteriori iniziative. A te la parola Claudio. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Un saluto dai Liguri a tutti voi, un ringraziamento al Comune di Aglie e all'AS 4 torinese che condivide con noi l'organizzazione di questo convegno. Oggi è una giornata molto intensa, ma penso molto significativa per le persone di questa zona che hanno problemi di patologie retiniche. Non voglio ovviamente rubare il tempo ai relatori perché ci sono delle relazioni molto importanti da sentire, per cui ringrazio ancora tutti da parte dell'Associazione RP Liguria e buon lavoro.